ragazzi, questo è Funkhaus e oggi sono qui con Wolf per fare una nuova partita di Left 4 Dead 2. Questa mappa, se non sbaglio, dovrebbe essere centro commerciale Dead Center, se non sbaglio. E adesso vabbè, in italiano. No, vabbè, centro commerciale, no, sarebbe centro commerciale della morte. Ma chi è il re dell'inglese? Nessuno. Vabbè. Sì, da notare come i titoli delle mappe di Left 4 Dead 2 sono molto felici. Sì, infatti con la witch di che... Oddio, no, 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 sto già arrabbiando. Ma lasciatemi chiudere qua dentro. Oddio! Quanto ci scommettete, ragazzi, che qualcuno la fa arrabbiare? No, non l'hanno ancora fatta arrabbiare. Qualcuno? Ma... infatti l'hanno infastidita. No, dai, veramente. Ed è morto. Ma non è morto. Bastardo! Oggi il boomer giochi di tutti i colori. Chi ne metta, chi più ne ha, più ne metta. Non sono un mago. Adesso allora, per i quattro che si sono iscritti, tra quattro. Diciamo un grande grazie, ma un grande grazie. E anche se sono pochi. No, comunque ci scusiamo, penso siamo stati assenti per un po' per problemi tecnici, diciamo. È meglio. Sì, forse è meglio dire problemi tecnici. Mettiamo qua, poi vabbè, chi si chiede dove è finito Ricky Mark? È caduto dal quarto piano ed è morto. Ricky Mark. Guarda dove vuoi dire, ragazzi. È morto! È morto Ricky Mark! No, ragazzi, sto scherzando! No, è Ricky Mark, no. Zitto, Ricky Mark. Ricky Mark che voleva cambiare nome allora. No, ti teniamo Wolf e basta. Sì, Wolf, no, giusto. E si è inginocchiato e ha detto: Stefano, per favore, fammi cambiare nome. E io gli ho detto: ok, va bene. No, allora, o cambi nome oppure chiamo la mafia. Ah, sì, infatti. Perché ha tutto la scienza. Comunque, adesso vabbè, vorremmo un po' parlare dei nostri progetti, che un po' sentire. Vabbè, sicura, allora, diciamo che volevamo fare un video sulla PlayStation 3 come potete, però visto che Stefan Kant ha cancellato i dati che gli avevo dato, e io purtroppo l'avevo cancellato nel film, forse però riesco a recuperarli da qualche parte. Forse riesce a recuperarli? Si da notare come erano stati registrati la telecamera. Quindi... comunque ragazzi, il problema dell'audio, cioè, credo sia risolto perché ho abbassato di molto l'audio, ho messo a posto un po'... la telecamera è ancora peggio perché io per farlo stare allo stesso piano del televisore avevo messo praticamente sopra la mia PlayStation 3, quindi capite che rumori che c'erano. Comunque ragazzi, non so cosa verrà fuori comunque perché è del cinema, quindi sapete com'è il cinema di Call of Duty, non so neanche perché l'ha messo. E Stefan Chaos fa un trick shot con un charger. Lo sappiamo tutti che sta giocando qua anche con lo stick in modo Warfare 3. Ma un altro charger ancora! Guardate come mi vogliono bene! Ma sbaglio! Ho cambiato direzione! Ma io ho cambiato direzione! Vabbè! Grazie! Adesso mi aiutate ancora con il tema? No, mi sembra proprio di no! Naturalmente! Vabbè, ti sono aiutato! Grazie! Molto gentile! Sì, questo qua mi dice fumo dal cuore. Beh, grazie, mamma mia. Questa qua però è fantastica. Questa qua era fantastica, lo ammetto, però questi qua non sono troppo forti. Sì, vabbè, non lo so neanche io. No, lascialo stare. Gioca il cavo. No, comunque, per quanto riguarda PlayStation 3, vabbè, lui è tornato per Left 4 Dead, Counter-Strike, Botes 2. Ma sbagliati mi hanno lasciato qua? No, t'hanno lasciato qui. T'hanno lasciato qui. Grazie. Ragazzi, oltre a questo, beh, stavo dicendo, quante cose che faremo oltre a COD? Sarà sicuramente Battlefield. Sì. Che Battlefield adesso ne sta un po' continuo parlando con Stefan Kaus. Ah, aspettate ragazzi, forse ho capito il loro intento. Adesso va nella casa. Nella casa, come si dice? Nella casa sicura. Infatti sono tutti morti. Niente, tutti morti ragazzi. Tutti morti. Rieccoci ragazzi, siamo arrivati al punto di prima. Adesso speriamo di cavarcela, speriamo. Il charger è sempre il punto. Il charger sarà lì. Sempre a darci una mano di sostegno. O anche solo per farcerci per terra e. Tutto lo stesso. Sì, con la mano te la dà. Ragazzi, dai su, vai, dai su. Oh, finalmente. Mi hanno fregato il kit medico, perfetto. Gli voglio tanto bene io a questo ragazzo. Prendiamo laggiù.
We have guns here! No, 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 sì. Vabbè, qui è l'M14, M1014. Oh, lo adoro, vabbè, andiamo avanti. No, comunque stavo parlando sempre, sì. Partendo dalla proposta di Battlefield 3, avevo fatto anche la proposta un po' all'altro mio amico, che quando comprerò il computer nuovo, se lo comprerò. Se lo comprerò, no, ma credo che lo comprerà, visto che è uscito dalle medie con il 10. Spero che i suoi genitori glielo comprino, perché altrimenti sono... No, i soldi me li ha dato mio nonno. Ah, perfetto, allora. Quindi sono a posto. I nonni danno sempre tanti soldi, quindi credo che... Vabbè, lasciando stare questo, allora finché saremo su Skype, faremo finché un live, faremo finta di essere in guerra, visto che tutti dicono che Battlefield 3 è un gioco molto realistico, sicuramente di più di Modern Warfare 3. Sì, ma... Oh, un tank ragazzi, un tank, adesso leggermente ce la scagliamo. Senza pensare alle conseguenze delle nostre azioni. No, scherzo, le pensiamo, le conseguenze delle nostre azioni. No, tu non hai mai pensato alle conseguenze. Dammit! Comunque faremo questo live, vabbè, faremo da qua, vedremo un po' cosa succederà. Adesso scusate un attimo il momento di interruzione di parlare di Stefan Chaos, perché c'è leggermente un tank. Oh, il muori te lo do io, muori, se no la smetto. Io sto giocando. Lo so, però. Oh, perfetto, una. Oh, l'alga. Che bello l'alga. Oh, probabilmente Fraps, perché a me non mi ha mai lagato. Non mi sto vantando, ma è vero, non mi ha mai lagato. Ah, oh, oddio, mi ha sfiorato il tank. Vabbè, grazie tante. Ragazzi, apritemi. Chiudi. Mamma mia, più pro di così, ragazzi. Più Beh, pro ragazzi, di così. Direi che... quanto manca? No, abbiamo un po' di più di tempo. Ancora un pochettino. Ma sì, ci sta, dai. Ancora un allora, siamo a 100 di morte, 4 atrio. Vediamo cosa succederà. Perfetto. Andiamo avanti. Da notare uccisione corpo a corpo 23. Si da notare che siamo entrati a metà partita praticamente, fa una cosa e l'altra. Vabbè. Pazienza. Poi infatti speciali li uccidi tutti te. Sì, sì. Oh, ok, infatti speciali li uccidi tutti io, perfetto. No, beh, non tutti io, la maggior parte. Anybody vabbè, know ragazzi. Who the race car guy is? No, prendi il kit. Lì c'è un kit mio. Try reading a book sometimes. Jimmy Gibbs. Mi guarisco subito perché c'è ragazzi. Vai, prendine un altro. Vai. Gli ho fregato uno che ne aveva bisogno. Vabbè, andiamo. Ma fa niente. Ah, grazie, mi stava curando ancora quello lì. Vai. Andiamo. Penso che e luce fu! Let's go. No, benissimo. Solitamente le luci attivano i zombie. No, direi che non dovrebbero. Bene, che l'unica mia esperienza di zombie in Black Ops 2 è facile, mi raccomando. No, ragazzi, adesso mi sa che c'è una missione. La epica missione. Ah, qual è? Quella della benzina, ricordo, sì, quella l'abbiamo fatta. Sì, da soli, l'abbiamo fatta. Dai, Mirko Gobi, dai Gatsu. Vieni qua, dai. Bravo. Vediamo un po'. Se non mi sbaglio, giù c'è un assortimento di armi infinito. Guarda là. Guarda. Adesso vediamo un po' con me. Vediamo un po' cosa troviamo. Ragazzi, mi sa che adesso bisogna staccare. Ciao, ragazzi. Ci vediamo. Ciao.